1.600.7, che è pubblicato nel fascicolo degli emendamenti. Allora, chiedo. Sì, deputato Scotto, su che cosa? Ordine dei lavori, Presidente. Ordine dei lavori, prego. Signora Presidente, sono 5 settimane che la verità su Giulio Regeni non emerge. Oggi dalle colonne di un grande quotidiano nazionale apprendiamo di un quadro melmoso di interrogatori illegittimi, di depistaggi continui, di referti medici contraddittori. Di fronte a questo, di fronte al fatto che il nostro Paese sistematicamente viene offeso da un Paese alleato, chiediamo al governo italiano di fare tutti i passi formali fino ad arrivare a richiamare l'ambasciatore al Cairo. Va bene, prendiamo atto, il governo è presente, adesso non apriamo una discussione su questo però. Allora, deputato Di Battista, sì, stavo dicendo non apriamo una No, non è, discussione su questo, per Presidente, non favore. è, sul, è, Sì. soltanto, è sulla stessa questione che ha sollevato il deputato Scotto. Io le chiedo, dato che oggi viene il ministro Gentiloni e Sì. dato che sono state sollevate delle questioni politiche estere importanti, è possibile quantomeno oggi sfruttare l'occasione del ministro Gentiloni e allargare leggermente il numero di minuti a disposizione dei gruppi parlamentari? Così oggi, Presidente, ci avete concesso 5 minuti a testa. Se riusciamo ad allargare a 10, possiamo toccare anche un punto sollevato dagli altri colleghi. È un'occasione per noi dell'opposizione. Presidente, non è mai venuto il ministro in questi giorni, lo chiediamo da giorni, se viene non Allora, concedete solo deputato Di 5 minuti. Battista, ho capito quello che lei chiede. Lei sa che oggi abbiamo un tema specifico. Adesso sull'allargamento dei tempi mi ci faccia riflettere, però oggi il ministro viene sulla Libia, non viene per riferire su un caso specifico, va bene? Poi le farò sapere. Allora, c'era la deputata Bergamini, poi vedo molteni colleghi, per favore, vi prego di stare veramente.